Buonasera, sono il presidente del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno e saluto le nostre autorevoli ospiti che questa sera tratteranno un argomento centrale per questa decima edizione di Festa di Scienza e Filosofia, cioè il ruolo delle donne nella scienza. Un tema che pone una rottura definitiva con uno stereotipo che ha sempre visto un po' la scienza sempre coniugata al maschile. Quindi abbiamo avuto anche in passati anche remoti delle autorevoli figure di scienza che sono state però come delle perle in un mondo dominato essenzialmente dagli uomini. Ecco, nel tempo si è assistito ad una progressiva evoluzione che ha determinato una conquista di campo da parte delle donne nei vari settori della ricerca scientifica, aggiungendo a quelle che sono le qualità, diciamo, culturali, dell'intelligenza, dell'impegno, anche un approccio culturale e metodologico del tutto femminile che aumenta valore e allarga le prospettive di sviluppo della nostra società. Ecco, questa sera abbiamo cinque scienziate, tre astrofisiche, una farmacologa e una climatologa, che vi presento molto sinteticamente, e sono la Patrizia Caraveo, che abbiamo già conosciuto perché ha partecipato altre volte in altre edizioni della Festa di Scienza e Filosofia, ed è un'astrofisica dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. È stata messa nell'elenco delle 100 donne, in un progetto delle 100 donne contro gli stereotipi della scienza. Ecco, questa. Poi abbiamo Maria Abbracchio, che è una farmacologa, professore ordinario di farmacologia all'Università di Milano e anche prorettore della stessa università. Poi Maria Cristina Facchini, che è laureata in chimica, ma è una climatologa, direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Babbo, poi Maria Cristina Falvella, è una fisica, un'astrofisica, dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana e ha rappresentato l'Italia in vari contesti europei per il settore dello spazio. È presidente della Fondazione Amaldi, che promuove la ricerca scientifica a partire dalle basi del settore spaziale. Infine abbiamo Francesca Matteucci, che abbiamo avuto l'onore di avere tra le relatrici nella edizione di Feste di Scienze e Filosofia del 2017, che è professore ordinario di fisica stellare a Trieste e anche membro dell'Accademia dei Licei. Ecco, questa mia breve presentazione da introdurre, io do la parola alla Patrizia Caraveo, che poi coordinerà il confronto con le sue colleghe. Buon lavoro e buon ascolto a tutti. Grazie. 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 Grazie al Festival per darci questa opportunità di parlare di questo problema che per tutte noi è un filo rosso che attraversa la nostra carriera. L'importanza, cercare di fare capire a tutti quanto sia importante il contributo delle donne in tutti i campi della scienza e di quanto le donne trovino un posto naturale in qualsiasi settore della scienza. Quindi per questo, quando mi è stato chiesto di mettere insieme un team per parlare a questa tavola rotonda, non ho avuto esitazioni a chiedere ad amiche e colleghe che conosco da tantissimi anni di proporre la loro visione del problema. Sarà quindi ognuna di loro avete già sentito quali sono i loro titoli, quindi qual è il loro campo di interesse. Ognuna di loro darà una visione personale. Quindi ognuna ha
avrà qualcosa di assolutamente personale da dire. Inizia Maria Pia Abbracchio, che ci darà la sua visione come prorettore dell'Università di Milano 1, nonché MAPI, freschissima presidente, è stata eletta ieri presidente del gruppo 2003 per la ricerca scientifica. E quindi magari ci spiegherà anche che cos'è il gruppo 2003 per la ricerca scientifica. MAPI, a te la parola. Grazie Patrizia. Ti sentite bene? Bene, grazie molte Patrizia per questa generosa introduzione. Il gruppo 2003 per la ricerca scientifica raccoglie i ricercatori italiani più citati al mondo. Sono uomini e molte donne, devo dire, ed è fondato appunto nel 2003 allo scopo di promuovere la diffusione della cultura scientifica nel paese, del metodo scientifico e di promuovere in assoluto la ricerca in tutti i modi possibili e immaginabili, inclusa la implementazione dei finanziamenti dedicati alla ricerca e anche la presenza femminile all'interno della scienza. Ora, come Patrizia ha introdotto, condividerò con voi alcune cose che su cui sto lavorando all'interno del mio ateneo come prorettore, non tanto come farmacologo, ma come prorettore a ricerca e innovazione, e che riguarda il cosiddetto bilancio di genere. Ora vedo se riesco a condividere le diapositive. Vediamo. Scusate, che prima abbiamo fatto le prove e naturalmente aveva funzionato. Speriamo funzioni anche ora. Ecco, condividi, clicco. Allora, vedete? Sì. Allora, aspettate. Lo vedete? Sì. Ok. Vai. Perfetto. Lo vedete? Meglio così. Perfetto. Ottimo. Allora, vi stavo dicendo, stiamo lavorando all'interno del nostro ateneo sul bilancio di genere, che fra l'altro verrà presentato ufficialmente lunedì. Manderò il link a tutte le partecipanti a questo webinar, perché le voglio rivedere lunedì proprio in questa occasione. Verrà presentato dalla nostra prorettrice a parità dei diritti, la professoressa Marilisa D'Amico, che l'ha redatto insieme con le direzioni del nostro ateneo, e alla presenza anche della ministra Bonetti. Ora, cos'è il bilancio di genere? È uno strumento che sta diventando sempre più indispensabile affinché nelle organizzazioni e nelle istituzioni venga realmente promossa un'effettiva uguaglianza di genere, quindi una partecipazione equa delle donne alle attività dell'organizzazione. Permette di innanzitutto fare uno stato dell'arte della situazione, monitorarne l'andamento nel tempo e poi soprattutto indirizzare azioni che sono finalizzate al benessere di tutte le componenti della organizzazione. Ovviamente nel caso che da cui partiamo oggi, nel caso di un ateneo, il benessere degli studenti, dei docenti, dell'intero personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Quindi io partirò da alcuni dati che noi abbiamo raccolto facendo il bilancio di genere, per poi focalizzare, cercare di portare la vostra attenzione su due tematiche che in particolare meritano di essere trattate e preoccupano un pochino per l'impatto che potrebbero avere proprio sul raggiungimento dell'uguaglianza di genere. Ora, negli anni le cose, come tutti sanno, sono migliorate moltissimo. Le ragazze entrano in tutti i corsi di laurea, sia triennale che magistrale, entrano massicciamente nelle università, lavorano
lavorano molto bene, si laureano in tempo con ottimi voti, spesso migliori di quelle dei colleghi maschi, e in quasi tutte le aree è stata ormai raggiunta la parità, anche superata in alcune aree, di partecipazione ai corsi di laurea, con due eccezioni che molto molto marcate. Una è nell'area ingegneristica della manifattura e delle costruzioni. Voi vedete anche il mouse, se io lo muovo, sì, sulla presentazione, perfetto, dove le ragazze sono solo ancora meno del 30% di tutte le matricole e quindi di tutti gli iscritti. E l'altra area dove c'è ancora una bassissima presenza delle ragazze nella ICT, nell'area ICT, Information Communication Technology, dove le ragazze rappresentano ancora circa il 13% delle iscritte, e Unimi si colloca nella media italiana, quindi quello che vi presento primariamente sono i dati della media italiana. Ora, questo gap, cioè questa simmetria, si mantiene anche nella partecipazione delle laureate ai corsi post laurea, in particolar modo ai corsi di dottorato di ricerca, dove vediamo ancora questo gap, sempre in violetto. Soltanto il 28,7% delle ragazze si iscrive a dottorati nell'area ICT contro il 71,3% degli uomini. Ora va detto, no, a latere che nel caso nostro particolare di Unimi stiamo cercando di superare questo gap, ed infatti la presenza delle ragazze anche nei dottorati è cresciuta moltissimo in questi ultimi anni, ma a livello nazionale il dato è preoccupante, quindi l'assenza delle ragazze in questa area è preoccupante, con conseguenze di cui poi parleremo fra un minuto. Ora, le ragazze quindi lavorano bene quando si iscrivono ai corsi universitari, si laureano in tempo, e se noi andiamo a guardare come si collocano poi nel mondo del lavoro ad un anno, a tre anni, a cinque anni dalla laurea, vediamo che a parità di titolo di studio le ragazze hanno più o meno le stesse possibilità di trovare lavoro dei colleghi maschi, molto spesso anche perché le ragazze sono molto, oltre che brave e preparate, sono spesso anche molto operose e generose, e spesso disponibili anche ad accollarsi carichi di lavoro consistenti, no? Come vedete anche da questa vignetta. Ora, quindi fin qui tutto bene, però se noi andiamo a vedere, e qui comincia la forbice, la retribuzione media delle laureate, di nuovo ad un anno, a tre anni, a cinque anni dall'inizio dell'attività lavorativa, vediamo che inizia a formarsi un gap già ad un anno: gli uomini guadagnano di più delle colleghe donne, questo gap aumenta a tre anni e continua ad aumentare sempre di più a cinque anni, cioè col passare del tempo la retribuzione media delle laureate si riduce rispetto a quella dei colleghi uomini di pari età, di pari formazione e di pari anzianità lavorativa. Quindi, nonostante i progressi fatti negli ultimi anni, va detto che il cosiddetto glass ceiling, cioè il tetto soffitto di cristallo, ancora permane per le carriere femminili. Nel senso che ad un certo punto della carriera, la carriera della donna un po' si arresta e non riesce, se non raramente, a raggiungere le posizioni apicali. Questo lo vediamo molto bene anche da questo grafico qua sotto, dove vediamo la presenza delle ragazze nel tempo, cioè nella componente studentesca, dove vedete addirittura appunto molto mediamente superiore a quella dei ragazzi, continua così per le laureate, per dottorandi e dottorande, dove in realtà un pochino la situazione si inverte, ma non tanto. Se queste ragazze e ragazzi
laureati intraprendono per esempio una carriera di ricerca, vediamo che a livello del ruolo da ricercatore, che quindi è il gradino più basso, no, della carriera accademica, il numero di ragazze equivale a quella dei ragazzi. Ma poi da lì in poi, se andiamo a guardare le fasce superiori, per esempio le professoresse associate e poi le professoresse ordinarie, vediamo che la forbice si apre moltissimo a favore degli uomini, cioè il numero di ragazze, dottori di ricerca, laureate, che riesce a raggiungere questi step più alti di carriera si riduce progressivamente, tanto è vero che la media nazionale di professori ordinari all'interno degli Atenei si aggira intorno al 22-23%, è il 28% del caso di un IMI, cioè di poco superiore alla media nazionale, e non si discostano, questi numeri non si discostano per quanto riguarda le carriere di ricerca, le carriere scientifiche negli EPR, cioè negli enti pubblici di ricerca, oppure anche in altri ambiti. E la situazione, se guardate la linea piena e la linea tratteggiata, che si riferiscono a dati, la linea piena del 2018 e a dati precedenti, la linea tratteggiata nel 2013, vedete che la situazione non è cambiata molto nel corso degli anni, quindi persiste la difficoltà ad avanzare nella carriera. Ora, quindi questa è una prima cosa importante sulla quale dobbiamo lavorare per permettere sempre di più l'accesso delle ragazze alle carriere superiori. Ci sono diversi ostacoli che si manifestano durante le carriere di una donna. Noi, fra l'altro, abbiamo individuato come momento cruciale, momento topico nella carriera di una scienziata, il rientro dalla prima maternità. Rientro dalla prima maternità che è molto a rischio, perché se la ragazza, la laureata, non è riuscita ancora nel frattempo ad ottenere una posizione accademica stabile, accademico comunque lavorativa stabile, è molto spesso abbandona, ed è qui il momento in cui perdiamo più talenti. Quindi questo dobbiamo tenerlo presente con una serie di misure, con una serie di interventi che possano aiutare le ragazze a rientrare, come viene fatto all'estero in molte accademie, come viene fatto anche da fondazioni private che istituiscono appositamente dei grant di ricerca per favorire il ritorno delle mamme ricercatrici al lavoro. Ora arrivo poi alle mie ultime due diapositive, che vogliono essere anche un pochino una provocazione per le colleghe che verranno dopo, se qualcuna di loro vorrà riprendere, no, questi due argomenti. Il primo argomento, che si collega con il numero ancora molto molto basso delle ragazze nei corsi di laurea di informatica, appello che possiamo lanciare proprio per cercare di raggiungere la parità riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale. UNESCO proprio di recente ha lanciato un appello per rilevare le falle della tecnologia, il cosiddetto Digital Gender Gap, appunto avvisando ad algoritmi con pregiudizi perché danneggiano le donne. Come mai questo? Perché, come abbiamo visto, le studentesse che si occupano di ICT sono molto poche, ancora molto poche. Questo ovviamente si riflette poi sul mondo del lavoro, perché solo il 22% dei professionisti nell'area ICT su base mondiale sono donne, solo il 20% dei docenti di intelligenza artificiale sono donne, ed è femminile, solo a titolo di esempio, solo fra il 10 e il 15% del personale di grandi aziende, grandi colossi che si occupano di informatica come Facebook e Google. La conseguenza di questo è che gli algoritmi con i quali vengono addestrati i robot per l'analisi digitale dei dati vengono disegnati per la maggioranza da uomini, oltretutto da uomini bianchi, il che permette l'introduzione di stereotipi anche inconsapevoli. Perché questo è molto importante? Perché noi sappiamo che siamo
siamo proprio nell'era dell'analisi dei big data e che l'analisi dei big data ci può dare una grandissima ricchezza nell'impostare poi le nuove politiche che riguardano la sostenibilità dell'ambiente, la medicina, la protezione, la tutela delle minoranze, eccetera, eccetera. E se noi naturalmente usiamo degli algoritmi che sono discriminatori, il rischio esiste un rischio molto ampio di diciamo effettuare delle decisioni politiche discriminatorie. Ho portato solo due esempi. Amazon, per esempio, ha dovuto abbandonare l'algoritmo che utilizzava per il reclutamento del personale, perché questo algoritmo inconsapevolmente favoriva statisticamente i candidati di sesso maschile, e anche LinkedIn ha dovuto correggere l'algoritmo che veniva utilizzato per illustrare a chi entrava nel di LinkedIn le offerte lavorative, perché le offerte meglio retribuite venivano visualizzate, fatte visualizzare dall'algoritmo in maniera più elevata per utenti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile, conducendo quindi a una sorta di discriminazione automatizzata che dobbiamo assolutamente prevenire. Il secondo, diciamo la seconda provocazione che voglio un po' lanciare e alla quale poi è legato un filmatino di 2 minuti che proietteremo fra un secondo, riguarda Sì. Scusami, lancia la provocazione, magari il filmatino lo facciamo dopo perché sei andata un pochino lunga. Benissimo, allora riguarda le donne nei media. I media sono fra i 12 settori decisivi per il miglioramento della condizione femminile e recenti analisi che risalgono al 2019 ci mostrano in sostanza che mentre siamo molto vicini all'equilibrio di genere per quello che riguarda la presenza in generale femminile nelle TV e nelle radio, la conduzione dei programmi, il numero delle giornaliste, eccetera, eccetera, ci sono ancora elevati sbilanciamenti con marginalizzazione delle donne nella rappresentazione mediatica della classe politica, dove parlano solo nel 18% dei casi le donne, fra portavoci di associazione, fra gli esperti e quando vengono chiamati a parlare a tavole rotonde celebrità nella maggior parte dei casi sono infatti uomini. Quindi permane ancora questo sbilanciamento. Vi ringrazio per l'attenzione e ritorno la parola a Patrizia in modo da poter continuare. Grazie. Grazie Mapi, il filmato lo vediamo dopo magari mentre arrivano le domande e passerei la parola a Maria Cristina Facchini che ci dà la sua visione del problema. Maria Cristina, a te. Grazie Patrizia, grazie al Festival per il graditissimo invito. Quello che farò io è invece un excursus della mia vita come scienziata e nel campo appunto che ho coltivato fino a pochi anni fa e ultimamente negli ultimi anni come direttore di un grande istituto di scienze dell'atmosfera e del clima. E spero che vediate ora la mia presentazione. Ecco. Si vede bene, benissimo. Allora, comincio a parlarvi un po' della mia vita di scienziata cominciata nel 1985, ahimè tanti anni fa, tra qualità dell'aria e clima, tra le nebbie della pianura padana e le affascinanti nubi di cui studiavo le proprietà climatiche. Questi argomenti mi hanno portato a viaggiare tantissimo nell'ultimo appunto periodo questi due argomenti, qualità dell'aria e clima, sono diventate due emergenze ambientali
con le quali tutta la società deve confrontarsi. Perché? Perché l'inquinamento atmosferico è la seconda causa mondiale di mortalità, con 4,2 milioni di morti premature all'anno a livello globale. E perché il riscaldamento climatico è ormai un fatto inequivocabile, così come inequivocabile è il contributo dell'uomo a tale riscaldamento, e quello che stiamo osservando oggi non ha precedenti sulla scala dei millenni. Questi temi sono, diciamo così, importanti, che sono stati esaminati dal punto di vista dei Sustainable Development Goal che la comunità degli stati ha approvato nell'agenda 2030. In particolare, appunto, abbiamo osservato come molte delle misure atte a mitigare sia le emissioni dei composti clima alteranti che dei composti inquinanti possono contribuire in modo sostanziale a raggiungere gli obiettivi della 2030. Io oggi mi sono divertita a vedere come questi obiettivi possono in realtà anche contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'uguaglianza di genere. E vi faccio solo due esempi, perché ve ne avrei potuti portare molti di più. Nei paesi in via di sviluppo, procurarsi i combustibili di base per cuocere o per riscaldare gli ambienti è un compito tipicamente femminile. Ora, è chiaro che la sostituzione di questi combustibili poveri, diciamo, con forme avanzate invece di energia per l'illuminazione e il riscaldamento o per preparare i cibi, porterà tempo libero alle donne per altre attività e ridurrà la possibilità di molti incidenti e danni permanenti sulla salute. Sotto c'è citato una frase bellissima che è contenuta nel sito Women for Climate, che dice che senza la giustizia di genere non c'è nemmeno giustizia climatica. E il secondo esempio riguarda invece l'obiettivo salute e benessere. Come si collega per i temi inquinamento e clima per le figure femminili? In particolare con il famoso inquinamento indoor, quindi interno, all'interno degli ambienti. Vedete nella figura in basso? Qui è un ambiente di un paese povero dove una donna sta cucinando, tenendo il suo bambino tra le braccia. Qual è la causa che fa danno alla salute? Sono tutte quelle particelle piccole, tra cui appunto il cosiddetto black carbon, che sono fra i principali responsabili dannosi alla salute e che a livello di morti premature annue provocano circa 3 milioni di decessi all'anno, che sommati a quelli dell'inquinamento outdoor, quindi esterno, ne fanno 7 milioni. Questo è un altro bellissimo esempio. Allora, che cosa ho imparato io in questi tanti anni di ricerca? Beh, l'ho un po' riassunto nelle mie parole chiave di questa prima fase dell'attività. Innanzitutto sono stata a contatto con una scienza altamente interdisciplinare, giovane ed interdisciplinare. Io sono un chimico, ma sinceramente mi sono scordata della mia appartenenza ai chimici, perché ho usato la fisica, ho usato la biologia, ho studiato molto. Ho viaggiato tantissimo per tutto il mondo e questo mi ha portato a tante amicizie, tanti contatti, e quindi i sentimenti della mia prima parte di vita come ricercatore sono soddisfazione e un po' di fatica. Oggi la mia vita è sostanzialmente cambiata. Da alcuni anni sono direttore di un grande istituto CNR, che non è solo grande, ma anche sparso per tutto il nostro territorio nazionale, ha 7 sedi, e quindi ancora vedete quanto viaggio, quanto devo viaggiare per raggiungere queste sedi,
e quelle altre locazioni che sono tutte le nostre basi di misura su cui operiamo, poli compresi. In questi viaggi incontro tanta gente diversa e non avevo assolutamente considerato questo aspetto. Pensavo di sentire tanta fatica, ma ho cominciato ad apprezzare altre cose. Innanzitutto, che cosa? Che dal punto di vista scientifico e della crescita, quindi che anch'io come scienziato stavo facendo, mi stavo interfacciando con moltissime altre discipline all'interno del mio istituto o dei dipartimenti del dipartimento a cui il mio istituto afferisce, che non sono solo quindi qualità dell'aria e clima, ma le osservazioni satellitari, la meteorologia, oppure per esempio gli impatti che qualità dell'aria e clima hanno sul patrimonio culturale, sulla salute umana e così via. Quindi maggiore interdisciplinarità, maggiore ricchezza e ricchezza umana, che prima il mio lavoro un po' isolato, almeno in Italia, non mi faceva avere. E quindi alla parola chiave interdisciplinarità, che ha condotto tutta la prima parte della mia carriera scientifica, queste parole chiave e queste esperienze, questo bagaglio di esperienze, io me lo sono portato appresso nella seconda fase, dove non solo interdisciplinarità scientifica, ma anche amministrazione, management, responsabilità per esempio sul personale, tanto bisogno e tanta necessità di sviluppare le caratteristiche di ascolto. Che cosa ho sentito in questi anni? Ho sentito che mi mancava la ricerca mentre stavo imparando e facendo queste nuove attività, e che invece questi contatti umani in cui io davo tempo, davo molto ascolto, creavano in me emozioni che ritenevo strane, insomma, coniugate sul lavoro, e questo ha creato in un tempo di 3 anni un senso di attaccamento e di appartenenza alla mia istituzione, quindi non solo alle persone dell'istituto, ma all'istituzione, che prima sinceramente non avevo conosciuto. E quindi mi piace raccontare, diciamo, questa mia esperienza in questo modo, perché credo che si siano, e questa è una sorpresa, si sono mischiate ancora di più le mie qualità multitasking, interdisciplinari, che sono tipiche di molte donne, con quelle emotive e del cuore, tante volte prima di quelle logiche, che hanno sviluppato la cosa che sicuramente mi fa fare più volentieri tutta la fatica che faccio e che mi dà più soddisfazione, che è un forte attaccamento a tutto questo complesso e bellissimo lavoro. E con questo grazie, spero di avere esaudito qualcuna delle domande a cui Patrizia chiedeva di rispondere. Dai, grazie tantissimo Maria Cristina, hai fatto un bellissimo excursus scientifico e personale. Sono sicura che tutte noi abbiamo delle belle storie personali da raccontare. Ma adesso darei la parola a Maria Cristina Falvella. Ci sono molte Maria Cristine, ma è assolutamente un caso, che invece in un certo qual senso riprende qualcosa di quello che ha detto Maria Cristina Facchini, perché lei è una... lavora all'Agenzia Spaziale Italiana, esperta di satelliti, quindi è una delle persone che decide quali satelliti fare per
permettere, per esempio, di studiare la climatologia. Lei ha fatto parte di importantissime commissioni dell'Agenzia Spaziale Europea, rappresentando l'Agenzia Spaziale Italiana e quindi l'Italia all'interno di questa grande agenzia che gestisce lo spazio europeo. Quindi, Maria Cristina, aspettiamo di vedere la tua visione, diciamo così. Ecco, io spero che in questo momento la vedete. Riuscite a vederla adesso? Non ancora, adesso sì. Stai arrivando, perfetto. Perfettissimo. Allora, grazie per questa bellissima introduzione e grazie soprattutto anche a te per l'invito alla Tavola Rotonda e al Festival di Foligno per questa iniziativa. E devo dire che sono d'accordo con te. Molte delle cose sono state molto interessanti, i due interventi precedenti, e alcuni di questi riprendono anche dei temi che poi si ritrovano anche nello spazio. Lo spazio è un settore molto particolare e io quello che vi racconterò oggi è una storia, diciamo, a lieto fine, una storia che finisce bene, perché nello spazio il gender balance si è raggiunto più facilmente che in altri settori. E questo perché? Perché innanzitutto è un settore giovane, è un settore, io ho girato la slide, solo per controllo la vedete? La seconda? Sì. Perfetto, sì, è un settore che è nato a metà del secolo scorso, in un momento che era un momento di grande entusiasmo, di grandi iniziative, e quindi è nato in un momento, diciamo, di sprint, in un momento che mai, come nella storia dell'uomo, la generazione corrente poteva beneficiare di tutte le battaglie sociali che erano state fatte precedentemente per la parità dei diritti, per l'inclusività e via dicendo. E quindi, diciamo, da questo punto di vista è nato in un momento fortunato anche per l'affermazione femminile, e in più è lo spazio per sua natura è un dominio globale. È un dominio, la prima volta quando Gagarin per la prima volta ha visto la Terra da fuori, la prima cosa che ha detto è bellissima, non si vedono le frontiere, non si vedono i confini, e questo fatto porta, diciamo, a considerare più facilmente l'abbattimento delle frontiere, non solo fisiche, ma anche culturali, e ne è un esempio il fatto che quando c'era la cortina di ferro è stato possibile costruire un progetto internazionale con al quale hanno partecipato gli Stati Uniti e la Russia, la Stazione Spaziale Internazionale. Quindi, diciamo, da sempre lo spazio è stato visto come un dominio di frontiera dove c'era poi bisogno dell'aiuto di tutti, e quindi, diciamo, più portato all'inclusività. Ora però, nonostante, diciamo, questa premessa molto positiva, diciamo quasi trionfale, la strada, io riprendo un'espressione che ha usato proprio Patrizia in una sua intervista una volta, la strada delle donne nella conquista dello spazio è stata una strada in salita, e molto in salita, anche ripida, perché all'inizio, negli anni 50, le donne, le più brave, innanzitutto c'era un problema. Il problema è che non c'è l'accesso alle università per le donne, è cominciato alla fine dell'Ottocento, e quindi comunque culturalmente c'era un numero inferiore di persone, diciamo, che avevano, diciamo, un livello di cultura elevato. Poi perché lo spazio è cominciato come un'avventura militare. E solo, diciamo, in Occidente le carriere militari sono state aperte alle donne solo qualche decennio fa, e quindi non c'era la possibilità. Inoltre c'era naturalmente, oltre, vabbè, il pregiudizio, purtroppo ancora oggi, come abbiamo visto prima, ci ha detto la professoressa Bracchio, in alcuni casi risulta ancora evidente, c'era anche un problema sociale. Questi progetti avevano bisogno di un impegno costante, e diciamo, la società non era attrezzata per delle madri, per delle donne che stavano fuori tutto il giorno, quindi c'era anche una difficoltà logistica in questo. Una delle cose, diciamo, più all'avanguardia erano le cosiddette computing girls. Questa è una foto con il professor Van Wingarden, che a Delft aveva creato un centro computing
computazionale, perché da sempre si è notata, diciamo già dagli anni 60, si è visto che le donne erano molto portate invece per le materie scientifiche, erano molto brave, diciamo all'inizio loro sostituivano in sostanza i computer, erano quelle che sapevano fare i calcoli più elaborati e più complessi. Quindi diciamo non accedevano poi ai livelli organizzativi, decisionali dei programmi, semplicemente fornivano quegli strumenti che però erano gli strumenti fondamentali per realizzare i programmi. E un esempio, qualche anno fa c'è stato anche un film su questo, la storia per esempio di Katherine Johnson, che alla NASA è in un momento in cui c'era ancora in NASA, negli anni 60 c'era ancora la segregazione razziale, oltre che la discriminazione femminile, è quella che ha calcolato le traiettorie del programma Mercury e della missione Apollo 11, ma ancora nel 58 è entrato il primo ingegnere donna alla NASA. In parallelo, dall'altra parte, diciamo, il mondo da fuori dello spazio sembra uguale, e non ha frontiere, ma dalla Terra qualche differenza c'è, tant'è vero che invece in Russia, la Russia proprio diciamo percependo il fatto che andare nello spazio era anche un segnale politico, era anche un momento, diciamo, di affermazione politica, decise nel 63 di mandare la prima astronauta donna, la Valentina Tereskova, che diciamo divenne poi un'icona per tutto il mondo femminile che lavorava nel settore. Quindi diciamo l'inizio della strada non è stata facile, ma è chiaro, per noi diciamo che lavoriamo nella scienza, noi lo sappiamo che un sistema non cambia la sua inerzia se non si applica, diciamo, una forza, ma e la forza, diciamo, è stata applicata da una serie di pioniere brillantissime che hanno realizzato in maniera eccellente dei risultati fondamentali e che hanno contribuito in maniera importantissima alla ricerca spaziale. Io qui, oltre alla Katherine Johnson, che tra l'altro è stata premiata pure dal presidente Obama, ho messo delle astronaute, astronaute, c'è la Samantha Cristoforetti che è andata su nel 2014 e che ripartirà l'anno prossimo, c'è la Claudine Almieret che è stata la prima astronauta del corpo astronauti, diciamo mandata dall'Europa, prima era partita un inglese con i russi, c'è un astronauta cinese, naturalmente la prima astronauta americana, un astronauta di colore, ma non è la storia dello spazio, è una storia di eccellenze, di passione, di impegno, di motivazione, ma non solo di astronauti, perché nello spazio servono tantissime competenze. E a un certo punto è successa una cosa che ha accelerato enormemente il percorso della emancipazione femminile nel settore spaziale, e questo è successo alla fine degli anni 90. Alla fine degli anni 90 ci si è accorti che lo spazio, che era nato come un dominio di frontiera, come un dominio dedicato alla ricerca, soprattutto come un dominio dedicato alla ricerca astrofisica, perché il primo problema, anche l'Agenzia Spaziale Europea, il programma obbligatorio dell'Agenzia Spaziale Europea, il programma di astrofisica, perché c'era il problema di guardare la Terra fuori dall'atmosfera, senza il filtro dell'atmosfera, è diventato un settore, diciamo, abilitante per tutta l'economia. Ci si è accorti che lo spazio, attraverso il trasferimento tecnologico delle tecnologie che erano state studiate per l'ambiente spaziale, attraverso l'utilizzo dei dati spaziali, come prima ha detto anche la dottoressa Facchin, per il clima o per altri soggetti, ma anche attraverso il nuovo modo di approcciare, di trovare delle soluzioni anche importate da altri satelliti, diventava, diciamo, un po' un ambiente per la cross fertilization, e soprattutto diventava dagli anni 90 è diventato un ambiente per tutti. Perché alle grandi missioni spaziali, alle missioni molto impegnative, anche molto costose, molto complesse da costruire, sono andati via via sostituendo
prima solo negli Stati Uniti e poi ormai in tutto il mondo, i piccoli satelliti, i microsatelliti e le costellazioni. E questo ha portato un po', in un certo senso, a una democratizzazione dello spazio. E con questa democratizzazione si è allargata la platea di utenze che potevano accedere allo spazio, che potevano beneficiare dello spazio o dei prodotti spaziali. Perché la maggior parte delle persone, noi stessi in questo momento, anche senza saperlo, stiamo usando un'infinità di prodotti derivati dallo spazio. E la prima cosa, uno pensa subito il telefonino, l'applicazione, ma stiamo usando probabilmente anche delle sneakers che hanno le molle che sono state testate per lo spazio, o dormiamo su un materasso che c'ha il memory foam, o abbiamo una maglietta per fare sport di quelle che non di tessuto antibatterico con i fili d'argento. Ci sono tantissime applicazioni che si possono utilizzare, quindi lo spazio è diventato poi il dominio di tutti e anche, devo dire, non solo delle materie STEM, perché si è scoperto che nello spazio non servono solo i fisici, gli ingegneri, i chimici, gli astronomi, servono anche gli economisti, servono i giuristi, perché fino ad oggi ci sono solo 5 trattati dello spazio, servono tantissime competenze, anche i sociologi e gli psicologi, per affrontare i problemi che porta l'accesso allo spazio, che di fatto ha cambiato la società e anche il modo di percepirla. Questa rivoluzione ha portato la diversità e l'innovazione a diventare dei parametri chiave per la crescita e lo sviluppo. E diventando dei parametri chiave ha accelerato l'accesso anche delle donne, delle carriere femminili nel settore spaziale. E sono nate una serie di organizzazioni anche per supportare la crescita delle donne nel settore spaziale, e naturalmente sono nate Women in Aerospace, è nata prima negli Stati Uniti, ma nel 2009 l'abbiamo costituita anche in Europa, è subito cresciuta, ha subito sviluppato, come vedete, una serie di sedi in Europa. Ma la cosa interessante che uno qui può vedere è che il numero dei partecipanti è maggiore nei paesi in Francia, Italia e Germania. Perché? Uno dice, vabbè, perché sono i paesi più popolati, oppure perché sono i paesi che hanno più attività spaziali, che hanno più industrie spaziali. In realtà l'OCSE ci dice che le ragazze più propense a lavorare nel settore spaziale e più in generale nelle materie scientifiche vengono dai paesi dove c'è minore uguaglianza e dove la tutela legale sono inferiori. In India, per esempio, il numero delle ragazze impegnate nella scienza è uguale a quello dei colleghi uomini, e direi, forse per la professoressa Bacchio, che in India anche il numero delle ragazze che studiano informatica è alto. E segue l'Indonesia, l'Algeria e gli Emirati Arabi, e invece la situazione si ribalta quando si arriva in Europa, nei paesi ricchi, nei paesi che hanno quello che è stato definito il famoso soffitto di cristallo, che parlano sempre di diritti, di opportunità, ma dove invece le donne che lavorano nel settore spaziale diminuiscono e in maggioranza non ricoprono degli ruoli di responsabilità. E per questo sono state avviate una serie di iniziative, perché quando uno poi si rende conto di questa situazione deve cercare di capire come questo problema si può risolvere, e dal 2009 appunto queste iniziative sono state avviate, facendo anche una promozione delle attività spaziali e delle donne che le fanno. E come diceva anche la professoressa Bracchi, è molto importante la comunicazione, è molto importante che a comunicare queste cose vengono comunicate anche con gli occhi delle donne che le vivono e che le sperimentano tutti i giorni. E questo ha avuto un effetto, devo dire, molto forte, che abbiamo misurato nei numeri, perché il numero di ragazze, di giovani professioniste che entrano nel settore spaziale e riescono a fare una carriera nel settore spaziale cresce enormemente. Tra queste foto io ho voluto mettere la foto della professoressa Maglio Ercoli-Finzi, perché è un mito, non può non essere citata tra i precursori di queste carriere, ma anche la foto di una collega, la Simonetta Di Pippo, che
Oggi il direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per lo Spazio Stratosferico. L'Italia è molto presente, e anche, cioè anche questa foto è una ricercatrice italiana, e in questo momento mi scuserà perché mi sfugge il nome, che lavora su Marte. L'Italia è molto, molto Non presente. è Maria Cristina De Santis. Sì, è Maria Cristina, giusto, grazie. Vedi, è una mia omonima e stavo per fare questo errore Maria gravissimo che... Cristina, ma mi sembrerebbe il momento perfetto per fare entrare in azione Francesca Matteucci, perché hai parlato di ricercatrici in astrofisica. E quindi ti chiedo la cortesia di lasciare il campo a Francesca, perché se no facciamo troppo tardi. Con grandissimo piacere, è un onore e anche avrei voluto dire un'ultima cosa, ma mi permetto di dirla anche per introdurre la professoressa Matteucci, che questo percorso è stato molto aiutato dalla ricerca astrofisica in Italia, che è sempre stata di altissimo livello e che ha tirato un po' la volata anche al settore spaziale. Grazie, grazie. Francesca, a te. Continua Ecco, su questo vedete? argomento. Vedete? Perfetto, sì. Allora, la presenza femminile nell'astronomia, nell'astrofisica, che è il mio campo, diciamo, sta crescendo. Come vedremo alla fine, la mia conclusione sarà positiva. Purtroppo è ancora molto bassa in posizioni apicali, soprattutto all'università dove mi trovo io. Il 7% soltanto di donne sono professori ordinari di astrofisica. L'INAF va meglio perché ci sono il 20% di equivalenti in fascia di primo livello che si chiama dirigente di ricerca. E il livello universitario poi continua con un 21% di donne astronome, astrofisiche nella parte di professori associati che corrisponde al secondo livello dell'INAF. Dove dunque il 21% e 20% ce l'ha l'INAF. Il terzo livello dell'università è ricercatori che stanno ormai scomparendo, però è il 30%, ricercatrici, ovvero, e l'INAF è il 38%. Questo ci fa anche vedere una cosa particolare dell'INAF, perché sembra particolarmente difficile passare dal livello di ricercatrice al livello di prima ricercatrice, che è quello equivalente all'associato, perché c'è sempre un 20% e c'era anche anni fa, nel 2013, era più o meno la stessa la percentuale quando feci un lavoro proprio dedicato alle donne nell'astronomia. E diciamo la percentuale in totale però di donne in INAF è alta, è il tutto il totale 35%, questo nel 2020, e nel 2013 erano il 32%. In Europa siamo rimasti alla stessa posizione di essere le prime nell'Unione Astronomica Internazionale, il 27% di donne ce l'ha l'Italia. Ho messo qui anche un dato sull'Accademia dei Lincei, queste accademie hanno dei tetti di cristallo particolarmente robusti. E diciamo, sono passate dal 6% del 2013, che eravamo superiori solo alla Corea del Sud, al 9,6% del 2021. Ma la cosa che più mi rende orgogliosa è che le astronome in INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, rispetto al resto del mondo, sono al primo posto. Qua guardate le na nazioni, diciamo, che sono più produttive, quelle industrializzate. L'Italia e ha un numero totale di astronomi e astronome di 630, il 30% sono donne. La Francia, che ne ha un po' di più, vedete, ha il 26%, e segue la Russia, l'Australia, gli Stati Uniti, che rispetto al numero totale appunto hanno il 19%, e finiamo al terz'ultimo posto la Germania. Io ho vissuto in Germania 10 anni e posso garantire che è così e che comunque si stanno dando molto da fare per colmare questo. L'India e ultimo il Giappone con l'8%. Quindi diciamo dal punto di vista dell'astrofisica l'Italia va alla grande con le donne, perlomeno in questa posizione. Per quello che riguarda l'indice del soffitto di cristallo, in realtà andiamo un po' meno bene.
diciamo in generale in Italia, in tutte le posizioni, non nell'astrofisica, diciamo quest'indice del 52 e qualcosa, che è un pochino sotto la media dell'OCSE. Ma lasciatemi dire qualcosa sul passato. La presenza femminile in Italia nel passato era certamente minore. Pensate che Margherita Hack è stata la prima donna a ottenere una cattedra di ordinario, di prima fascia, nel 64, e lo è rimasto per tanti anni, la prima e unica. Fu anche la prima direttrice di un osservatorio astronomico, che è quello di Trieste, e è rimasta tale anche in questo ruolo per lungo tempo. A lei si deve anche la fondazione del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Trieste, che io ho anche avuto l'onore di dirigere, ma che poi è stato inglobato nel Dipartimento di Fisica dopo la riforma. E lasciatemi parlare anche in questo di alcune donne molto importanti nell'astrofisica che non hanno avuto riconoscimenti in passato grazie a pregiudizi. Quattro donne sono nel mio cuore, diciamo, e avrebbero meritato il Nobel, ma non l'hanno avuto. La prima è Henrietta Swan Leavitt, poi c'è Cecilia Peng-Kaposhkin, Jocelyn Bell Burnell e Vera Rubin, di cui vi farò vedere rapidamente qualcosa. E finalmente nel 2020 il Nobel è andato ad un'astrofisica, la prima, e questa è Andrea Goetz, che sta a UCLA a Los Angeles. E la Henrietta Swan Leavitt, sono 100 anni che è morta, poverina, morì a 53 anni nel 1921, era nata nel 1868 e ne aveva avuto una cultura, è stata un'educazione da uomo, diciamo, avrebbe potuto essere tranquillamente fare una carriera accademica se fosse stata uomo. E però nel 1883 iniziò a lavorare come donna computer presso l'osservatorio di Harvard ed era pagata, pensate, ben 25 cents all'ora, e faceva parte del cosiddetto harem di Pickering. Pickering era il direttore dell'osservatorio dell'epoca, molto generoso, aveva solo donne. Perché? Perché quel lavoro che faceva Henrietta e le altre, gli uomini, i signori uomini non l'avrebbero mai fatto, perché era un lavoro noioso, si trattava di vedere queste lastre fotografiche, di catalogare gli spettri. Però facendo questo lavoro noioso, Henrietta ha scoperto una cosa fantastica, senza la quale l'astronomo Hubble non avrebbe scoperto l'espansione dell'universo. E infatti lei scoprì la relazione che lega il periodo e la luminosità di alcune stelle variabili, dette cefeidi. Grazie a questa relazione, Hubble fu in grado di misurare le distanze di questi strani oggetti, che all'epoca venivano chiamate nebule, di capire che hanno altre galassie e di vedere che l'universo si stava espandendo. Ditemi se è poco. Le cefeidi, giusto per dire, sono stelle variabili che cambiano le proprie dimensioni e aumentano quindi la loro luminosità, variano con periodi da poche ore, alcune centinaia di giorni. Il prototipo è Delta Cephei, che vedete qua nel centro della figura. Henrietta Leavitt fu proposta per il Nobel 5 anni dopo la sua morte da un matematico svedese, poverino, e Arlo Shapley, famoso direttore dell'osservatorio di allora, rispose così con un po' di sufficienza al matematico, che in realtà era stato lui a interpretare i dati della Leavitt. E questo, insomma, ci dà molto dispiacere, anche perché lei era una donna molto modesta. E il Nobel in ogni caso non può essere dato post mortem, e quindi Henrietta Leavitt non ebbe il Nobel. Un'altra donna che avrebbe veramente meritato il Nobel è Cecilia Payne-Kaposhkin, laureata a Cambridge in UK, fu la prima donna ad avere un dottorato in astronomia ad Harvard nel 1925, e fu la prima in assoluto a capire che le stelle sono fatte di idrogeno, non di polenta o di altre cose. E in realtà all'epoca pensavano che fossero fatte di ferro come la Terra, e uno di quelli che pensava così era un famoso astronomo, Henry Norris Russell, a cui dobbiamo il diagramma di Espron Russell, il quale disse assolutamente che i risultati di questa ragazzetta non valevano nulla, per poi dopo, anni dopo, farli suoi e dire che l'aveva capito lui. E, diciamo, purtroppo questa è una storia che si è ripetuta, chiaramente meritava il Nobel. Un'altra che meritava il Nobel, ma che poi è stata ricompensata perché, essendo più giovane, è vissuta in tempi migliori ed è ancora viva, ovviamente, Jocelyn Bell Burnell, e nel 67 ottiene il dottorato in astronomia all'Università di Cambridge. Durante il suo dottorato
scopre insieme al suo supervisore Anthony Jewish la prima pulsar. E Jewish ottiene per questa scoperta il Nobel nel 74, ma non lei. Ovviamente anche lei meritava il Nobel, ma era solo una dottoranda. Fortunatamente nel 2018, quindi recentemente, ha vinto il prestigiosissimo premio Special Breakthrough Prize, che vale tre volte economicamente il premio Nobel. Quindi diciamo è stata abbastanza riconosciuta. Cosa sono le pulsar? Sono stelle di neutroni rotanti e sono i cadaveri di stelle di massa piuttosto grande, maggiori di 10 volte la massa del Sole. Sono oggetti estremamente densi che ruotano rapidissimamente, emettono nella banda radio una radiazione pulsata, e questa lì per lì fece pensare a loro che fossero i Little Green Men, gli omini verdi, che sempre noi astronomi, per noi sarebbe una soddisfazione enorme scoprire gli omini verdi, cioè che altri abitanti del cosmo. In realtà poi si capì che era una pulsar. Infine c'è Vera Rubin, che ci ha lasciato nel 2016. Con lei ho partecipato a una bella conferenza all'Accademia dei Lincei che si chiamava Women and Space. E lei è colei che ha scoperto la materia oscura, e l'ha scoperta nel 74 grazie allo studio delle curve di rotazione delle galassie. Anche lei avrebbe meritato il Nobel. Comunque le è stato adesso dedicato di recente il telescopio Large Synoptic Survey Telescope, che si chiama il telescopio Rubin. Donne veramente importanti che hanno fatto tanto. Finalmente nel 2020 hanno dato il Nobel ad Andrea Ghez. Andrea è giovane, insomma, rispetto a me perlomeno, è nata nel 65, e ha un dottorato in fisica preso a Caltech nel 92, e ha raccolto e studiato per anni dati su questa sorgente che si trova al centro della nostra galassia, Sagittarius 6, che è una sorgente di onde radio ed è molto luminosa e compatta, e questo le ha consentito di dimostrare che al centro della nostra galassia c'è un buco nero massiccio di circa 4 milioni di masse solari. Quindi diciamo le cose si stanno muovendo un po' dappertutto nel riconoscere alle donne diciamo il loro valore. E voglio concludere rapidamente, perché siamo nella pandemia, dire due parole di questo. La pandemia ha penalizzato le donne più degli uomini e anche le astronome più degli astronomi, ed ha accentuato la differenza. Ovviamente va da sé che è ovvio che quando una donna è a casa in smart working deve occuparsi anche dei figli, e quindi diciamo fare tutte queste cose diventa un po' infernale, però le donne diciamo che hanno grande esperienza di multitasking ci riescono. Diciamo che la produttività degli astronomi maschi è rimasta costante, quella delle donne purtroppo è un pochino calata. La mia conclusione qual è? È comunque positiva, perché vediamo in Italia una sempre maggiore presenza di donne nella scienza e nella fattispecie nell'astronomia. Diciamo dobbiamo ancora rompere il soffitto di cristallo, perché ci sono ancora molti atteggiamenti diciamo un po' antiquati, diciamo così, oppure che vengono a volte naturali negli uomini, diciamo, che non se ne rendono neppure conto. Questo diciamo richiede ancora un po' uno sforzo, e anche richiede sforzo educare le donne da piccole, le bambine, a vedere che possono farcela, cioè che qualunque cosa è alla nostra portata. E io quando le studentesse mi vengono a parlare, molte volte di grande soddisfazione mi hanno detto, io quelle che hanno continuato, ho continuato grazie a lei, grazie al suo esempio, gli esempi sono molto importanti. E quando le vedo che sono incerte, okay, io gli dico questa frase che mi pare che l'ha detta anche Obama: yes, we can. Noi donne possiamo. Grazie. Bravissima, bravissima Francesca. Mi sembra una bellissima conclusione. Direi di mandare il video conclusione di questa chiacchierata per
per dire che le donne ci sono, le donne hanno qualcosa di intelligente da dire molto spesso, basta dare a loro la possibilità di dirlo. Quindi basta, per esempio, questo è un video sui media che non utilizzano abbastanza le capacità delle donne, e speriamo che a forza di dirlo, è stato prodotto dall'Osservatorio di Pavia che lavora insieme alle 100 donne contro gli stereotipi, pensiamo, noi speriamo che a forza di dirlo entri nel cervello di tutti che le donne possono, le donne sanno, le donne hanno voglia di condividere il loro sapere e la loro empatia con il resto del mondo. Vediamo il video. There is still a lot of work to be done. C'è ancora molto lavoro da fare. Il cammino della conoscenza è un cammino lunghissimo. Prima italiana a conquistare il torneo di Indian Wells. Molti degli esperimenti che facciamo a bordo sono sulla fisiologia umana. Non so, mannaggia. Io sono preoccupata. Sì, ne ho sentito parlare. Ah, io ho pensato. Ci accontentiamo così. Mangia piccante? Non abbastanza. Poco. Poco. Ad ogni pasto. Voi vedrete che starete molto meglio e vivrete più a lungo. Ho mangiato le lenticchie, il panettone. Una prima colazione come nostra abitudine. E poi se posso metterò qualcosa da parte. Rischiano di congelare i consumi. Sionati. Febbre altissima. Tutti dobbiamo utilizzare la fotoprotezione solare. Può alzare presto al mattino e venire a godere. Un'ora in più di luce al mattino vuol dire serotonina che aumenta molto più rapidamente. Vogliono solamente guadagnare loro, invece di badare alla salute della gente. Gli altri inquinanti oltre un certo livello sono pericolosi per la salute. Hai flirtato su internet? Sì, qualche volta sì. Cosiddetto tradimento tecnologicamente assistito. Ho comprato un computer. Ma lo sa usare? Perfetto. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è dare agli ascoltatori una visione delle capacità e delle potenzialità femminili, che non vogliono negare le potenzialità e la capacità dei maschi. Badate bene, non siamo a uno show televisivo donne contro uomini. Ragazze contro ragazzi, perché si va avanti tutti insieme. Sono sicura che tutte le mie amiche e colleghe hanno colleghi maschi e colleghe femmine non fanno nessuna differenza tra di loro, sono abituate a lavorare insieme a tutti, perché specialmente poi quelli che hanno delle posizioni direzionali, delle posizioni apicali, devono imparare a sfruttare al meglio le capacità di tutti, perché tutti noi abbiamo il nostro approccio ai problemi e abbiamo
le nostre capacità. Io ringrazio tantissimo le colleghe che sono intervenute e spero che tutte insieme siamo riuscite a darvi una visione di una realtà in evoluzione e di darvi un messaggio positivo. Sì, le donne possono. Ragazze, se volete studiare le materie scientifiche, potete e dovete farlo, perché tra uno dei tanti sustainable goal delle Nazioni Unite, gli obiettivi per arrivare a uno sviluppo sostenibile, c'è anche quello di aumentare la presenza delle ragazze, aumentare la scolarizzazione delle ragazze ed aumentare la presenza delle ragazze e delle donne nella scienza. Sapete perché le Nazioni Unite lo fanno? Per l'ottimo motivo che la metà dei neuroni del genere umano è nei cervelli delle donne. Quindi se noi vogliamo portare avanti fare progredire questo nostro pianeta sulla via dello sviluppo sostenibile, dobbiamo utilizzare i cervelli di tutti, uomini e donne, e dare a tutti le stesse opportunità di crescita. Io vi ringrazio ancora tutti, ringrazio tantissimo le mie amiche e colleghe che vorrei molto abbracciare, non lo posso fare, e spero di riuscirvi a vedere in un'altra occasione, e ringrazio molto gli ascoltatori. Ancora una volta, noi speriamo di avervi dato un messaggio positivo, perché questo era il nostro obiettivo. Grazie e buonasera a tutti.